Bienvenue, mesdames et messieurs, Maurizia da Roma chiede se è vero che la vitamina C può stroncare un raffreddore. Incipiente. Cara Maurizia, se me lo chiedi è evidente che non hai mai provato o lo hai fatto nel modo sbagliato, perché la risposta è assolutissimamente sì, in 90 casi su 100. Per risponderti oggi ho indossato questa maglietta della Oregon State University perché è presso questa università degli Stati Uniti che si trova oggi il Linus Pauling Institute, uno dei più importanti centri di ricerca in ambito di micronutrienti e salute, presso il quale io ho avuto la fortuna di lavorare per alcuni mesi nel corso dei miei studi e che oggi nomino perché Linus Pauling, uno scienziato straordinario che ha vinto due premi Nobel e che ha fondato questo istituto negli anni 70, si è dedicato a lungo a studiare la vitamina C, ha anche pubblicato un libro che è stato lungo un bestseller negli Stati Uniti e si intitola Vitamin C and the Common Cold, cioè la vitamina C e il raffreddore. E se decidi di leggerlo, alla fine sarai convinta che la vitamina C è formidabile per prevenire le malattie da raffreddamento e in caso di raffreddore è anche più efficace dell'aspirina nell'alleviarne i sintomi. Il professor Pauling scherzava dicendo che sui rimedi del raffreddore venduti in farmacia, invece del solito avvertimento tenere fuori dalla portata dei bambini, bisognerebbe scrivere tenere fuori dalla portata di chiunque e prendere piuttosto la vitamina C. Il punto chiave sta tutto nelle dosi. Se tu vai a vedere il fabbisogno giornaliero raccomandato di vitamina C, troverai un quantitativo di 60 mg circa a seconda degli istituti che stilano le raccomandazioni. 60 mg è la quantità di vitamina C che trovi più o meno in un'arancia di piccole dimensioni ed è la quantità necessaria per prevenire l'insorgenza dello scorbuto. Lo scorbuto è quella malattia grave da carenza di vitamina C per cui il collagene non si forma in modo corretto, le gengive sanguinano, cadono i denti, le ferite non cicatrizzano, vengono rivite dappertutto e infine si muore. Lo scorbuto in passato metteva migliaia di vittime, soprattutto presso i marinai che si imbarcavano in spedizioni oceaniche, durante le quali spesso per settimane non avevano frutta e verdura fresca perché una dieta praticamente priva di vitamina C. Qualche persona saggia si accorse che bastava includere nella dieta di questi marinai alimenti come i crauti o il succo di limone che potevano essere conservati per il viaggio e che, sappiamo noi oggi, contenevano quantità di vitamina C sufficienti per prevenire lo scorbuto. Ora, tali quantità, che sono anche per qualche assurda ragione le quantità raccomandate dalle linee guida della maggior parte degli istituti ufficiali, sono lontane mille miglia dalle quantità ottimali per sfruttare gli straordinari benefici preventivi della vitamina C, dei quali non parliamo oggi, e sono lontane ancora di più da quella quantità efficace per stroncare un raffreddore sul nascere, che è di certo molto superiore di 100-200 volte a 60 mg che puoi ottenere ragionevolmente solo da un supplemento. Attenzione quando compri supplementi di vitamina C, perché ce ne sono di ogni tipo. Non comprare quei supplementi da 60-90 mg che a volte si trovano al supermercato, perché per 60 mg tanto vale spremere un'arancia. Un supplemento ragionevole di vitamina C deve contenere almeno 500 mg o meglio 1000 mg, cioè un grammo. A livello di prevenzione, una pastiglia da 1 grammo o 2 da 500 tutti i giorni, soprattutto nel periodo autunnale-invernale, saranno in grado di prevenire la maggior parte delle infezioni virali e delle vie respiratorie. Se invece parliamo di stroncare un raffreddore ai primi sintomi, allora ricorriamo subito al rimedio del dottor Pauling. Prendiamo una pastiglia da 1 grammo di vitamina C ogni ora per 10 ore al giorno, per un totale di 10 grammi al giorno. Nel giro di un paio di giorni tutti i sintomi saranno spariti 90 volte su 100. Forse qualcuno troverà un po' strana la mia sicurezza nel rispondere a questa domanda, invece io trovo ridicolo nella stagione invernale vedere l'autobus pieno di persone che starnutiscono e si soffiano il naso quando sarebbe sufficiente 1 grammo di vitamina C al giorno per evitarlo nella maggior parte dei casi. Ecco, perciò da fare questo, se ne prendi nell'ordine dei grammi, stai sicuro che la vitamina C funziona 9 volte su 10. È idrosolubile, non è tossica, per cui non ti preoccupare se ne prendi 10 grammi, non stai esagerando, non devi preoccuparti di strani effetti prossidanti, vai tranquillo, Linus Pauling ne prendeva lui stesso religiosamente 6 grammi al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita, fino alla sua morte, morto felicemente a 93 anni. Se invece ti aspetti che basti una pastiglietta con una dose simbolica di 90 mg per prevenire il raffreddore, puoi anche risparmiartelo, perché te lo dico io, non serve a niente. E io dico questo perché in passato sono stati pubblicati alcuni lavori scientifici che dimostravano che la vitamina C non serviva granché nel raffreddore, ma facevano sorridere perché quando andavi a vedere nei materiali metodi le forti dosi che venivano date ai volontari erano 200 mg o giù di lì, cioè pochissimo. Un'altra domanda di Giacomo. La stavo cestinando, ma visto che siamo in tema, era sulla vitamina C, è molto curiosa, per cui la dico. Giacomo chiede, visto che lui non piacciono né le arance né il succo d'arancia, ma è molto ghiotto di marmellata d'arance,
se quest'ultima vada bene come fonte di vitamina C. Giacomo, non ti rispondo neppure, mettiti in un angolino e vergognati da solo meditando sulla frase lo zucchero fa male e sulla frase la cottura distrugge la vitamina C. Io aspetto sempre le vostre domande per email a veryfood@spaziosfera.com. Tutto chiaro, veryfood.